Ciao a tutti, allora, da me e dalla... Che bella la giraffa! L'ho trovata in giro, la devo mettere... Ogni tanto trovo in giro qualcosa. Allora, ho uno sguardo osceno e questo benedettissimo cavalletto oggi non mi sta aiutando. Il mal di mare. Non lo so che cos'ha. Dopo lo uccido. È un po' che non faccio video. Oggi volevo andare dal parrucchiere, uscita dall'ufficio avevo un po' di tempo, però sono uscita e faceva tanto freddo e iniziava a piovere. Ho detto vabbè, arrivo a casa, me li sono asciugati, ci ho messo la spuma, ma pietosi, per favore astenetevi nei commenti ai miei capelli, sennò vi faccio sbranare dalla giraffa. E questo è il video relativo ai prodotti che ho terminato, quindi il continuo aggiornamento PSP. Cosa dire? È un po' che non faccio video, avete ragione. Non riesco neanche a rispondere ai commenti, ma sono, secondo me sta avvenendo qualcosa perché ho qui che mi pizzica. Una tachipirina e passa tutto. Veramente certe volte le ore contate. È un periodo abbastanza frenetico. Perdon. E devo riuscire a incastrare tutto. Le bambine stanno bene e dovrei dire crescono, ma a me mi sembrano sempre lo stesso. Ah no, l'altro giorno una scena pietosa da Benetton, però alla fine sono riuscita a prendergli due leggings taglia 2 anni e quella gli entra. È la prima volta che abbiamo comprato qualcosa taglia 2 anni, yeee! Proprio petardi, così. E poi loro, andare a fare spese con loro, per chi ha dei figli piccoli, e da soli è una cosa, cioè quella poveretta avrà rimesso a posto tutte le magliette, loro erano nel carrello, vi dico solo questo. E infatti lei continua a fare: signora, ma quale vuole? Quelli in caldo cotone o quelli in cotone? Io, dammene un paio qualsiasi, chiudiamo questa cosa, fammene andare perché mi vergogno. Sì, adesso penso che sarà il momento dello shopping per quanto riguarda i giubbini, ma anche se io adoro questa giraffa. Vabbè, basta, basta, via. E comunque, quel po' di tempo libero che ho, sono in fissa con Desperate Housewives. Sono arrivata alla seconda serie, questo è il terzo disco. E oggi mi sono ordinata la 4, la 5 e la 6 perché ho il cofanetto fino alla 3. Mi sta piacendo tantissimo, è uno svago, magari la sera, tanto ormai la televisione non è più di mia proprietà e avevo voglia di rivederla perché è una serie televisiva ben fatta ed è la prima serie che io ho in DVD, perché ho soltanto Sex and the City, è l'unica serie che ho in DVD. Per il resto, tutto come al solito, io volevo fare un video su Sfogliamo Glamour, che come potete vedere è ancora in cellofanato ed è di ottobre e tra un po' saremo, insomma, è uscito da parecchio, ma io non ho avuto proprio. E poi questa qui con queste cosce, guardate che belle gambe che ha! So, non c'entra niente col video. Comunque, ho prenotato la 4, la 5 e la 6, quindi mi mancano la 7 e la 8, ma se ne parla il mese prossimo. I cofanetti, questo è della seconda, prima di tutto sono fatti benissimo e poi costano 9,90 € o 9,89 €, questi sono 7 DVD, quindi insomma voglio dire che ne vale la pena. Forse solo l'ultima serie, l'ottava, costa 13 €, ecco la differenza. Poi non sono ancora riuscita, allora l'altro giorno mi è arrivato un pacco di una, io la chiamo ragazza, sì, le do del lei, del... Geppi Aromi, questo è il sito internet, che è stata gentilissima perché lei fa tutti i prodotti santa pace, tutti i prodotti naturali e mi ha mandato una scatola piena di cose buonissime e profumatissime, tra cui una cosa che dov'è che l'avevo visto che mi piaceva tanto, lo struccante. Dov'è lo struccante?
Ecco, questo struccante che volevo provare, io non sono riuscita ancora a provare niente, è il deodorante all'acqua di salvia e bicarbonato. Questo vorrei provarlo. Insomma, sono tanto contenta perché sono tutti cose fatte in maniera naturale, in maniera casalinga, insomma, in maniera casalinga, sono fatte bene. Quindi non vedo l'ora di provarla. Poi, quindi mi spiace, io la ringrazio perché no, le ho mandato un'email. Ah, lei è dottoressa in botanica, eccola. Poi dopo mi studio tutte le brochure, le cose che lei mi ha mandato vedete? Sulle cose che fa. Ed è a Viterbo e quindi se vi interessa fate un giro sul video. Io sono andata a guardare, lei è stata gentile, mi ha contattato e lei fa tutto, coltiva, raccoglie e prepara, quindi non vedo l'ora di provarlo. Poi di volta in volta quando proverò qualcosa vi faccio sapere come mi trovo naturalmente. Di che so parlare di tutto tranne che di quello di cui dei prodotti finiti, sì. Allora, cosa ho finito? Oh, questo mi è piaciuto tanto. Che io non so perché le confezioni diventano così. Comunque, del Dove, piacere avvolgente, bagno doccia nutriente alla crema di mandorle e fior di ibisco alla napoletana, ibisco. Non è questo il prezzo. Ha un odore buonissimo. L'avrò pagato 1,50 euro, era in offerta, sono 500 ml. A casa mia i bagnoschiuma e bagno doccia vanno via come il pane. Soltanto che finalmente mi sono decisa, dopo mesi, a comprare un bagno di schiuma di quelli da uomo, perché mio marito continuava a puzzare. Io gli dicevo tu puzzi di femmina e non mi piace. E quindi adesso, sì, perché questo è un profumo molto dolce, molto femminile, mi piaceva, non mi piaceva su di lui, ecco. Che volete fare? Quindi adesso gli compro il bagno schiuma a parte. Poi dell'ultra dolce ho finito questo. Allora, questo è lo shampoo meraviglioso, olio di argan e di camelia per capelli secchi e spenti, nutre, ammorbidisce, non ha parabeni, ha tutto il resto però dentro. Non mi interessava questo, il profumo è incantevole. Il profumo non è male. Io avevo sentito parlare di questo shampoo in un video di Simplina Bichi e non mi era dispiaciuto. Lei era entusiasta di questo prodotto dicendo che il profumo era favoloso. Ha un profumo molto buono, per me un po' troppo, nel senso è veramente forte. E solo che come shampoo a me non mi ha soddisfatto più di tanto. Io sono proprio tagliata, cioè non è che io mi voglio nascondere perché dici guarda quella, è che veramente non riesco a. Aspettate, mi siedo in punta, ecco, meglio, ve la ricordate la mia felpa di Pile? È iniziato il freddo. È iniziato il freddo, io ieri sera ho fatto la cosa che faccio sempre quando inizia il freddo, cioè lo spezzatino con i piselli, le patate sono monotematiche. Tantissime di voi mi stanno scrivendo commenti, vale, ma i video di dieta? I video di dieta per il momento sono sospesi. Non vi preoccupate, lo so che a tanti piacevano, ma non è il periodo per fare i video per la dieta. Spero che qualcuno lo capisca. E quindi, insomma, non è male, però non è neanche sto grande shampoo. Stamattina no, proprio stamattina ho finito questa, che è l'acqua micellare della Roche-Posay. Come si dice? La Roche-Posay. La Roche-Posay, la Poche Soirée, 200 ml per pelli sensibili, strucca viso, occhi, labbra e senza parabeni. Io l'ho presa in farmacia, l'ho pagata credo sui 12 euro, sempre nella mia ricerca di acque micellari. Non strucca. Allora, ragazzi, il verbo struccare è un verbo abbastanza. Insomma, è fisso, struccare significa togliere tutto il trucco. Io finora non ho trovato ancora un'acqua micellare che mi toglie tutto il trucco, quindi insomma io di solito lo uso la mattina perché la mattina se non uso il Clarisonic faccio così,
metto questo sul batuffolo di cotone, lo passo e poi lo sciacquo abbondantemente con acqua fresca, che mi toglie quel po' di residuo nel caso in cui lo avessi dalla sera, dallo struccaggio della sera, e contemporaneamente mi rinfresca. Adesso inizierò quello di Sephora e vedremo, che è portata in palmo di mano, anche se qualcuno mi ha detto no, Vale, non strucca niente. Ho finito il dentifricio perché grazie al cielo in questa casa noi ci laviamo i denti. Questo è il mio dentifricio preferito, è il Mentadent Microgranuli. Mi piace tantissimo, non ho, c'è poco da dire, ecco. Poi c'è una scatolina che non dovrebbe essere qui perché è la crema che... La crema non l'ho finita. È qui per... Sto usando questa crema contorno occhi della Canebo che... mi piace molto. E per quanto riguarda il contorno occhi, allora, questo non è un prodotto finito, ma è un prodotto che va buttato. Ve lo ricordate? Ho le Bite Eyes Serum. Serum, veramente, perché serum è alla francese. E quindi ce l'ho da più di un anno, ne è rimasto così. Io vedo video di gente che lo finisce come se niente fosse. Credetemi, io l'ho messo tutti i giorni e non finisce. Allora, non mi è piaciuto, non mi distende lo sguardo, me lo sento idratato, quello sì. Idrata la pelle, ma più di quello questo prodotto non fa. La confezione mi piace molto perché è quella con la pallina sopra, roll-on, e quindi è molto pratico da applicare. Però non fa niente, mi voglio sporcare le mani, ma ho bisogno di un prodotto valido. E io della All About Eyes avevo provato anche il gel, la crema, ma proprio la linea che a me non soddisfa, non mi fa assolutamente niente. Poi ho finito la mini taglia dell'Anti-Blemishing Solution, che è questa lozione qui. Vi ho fatto vedere la full size nel video di acquisti, nel video prima di questi. Questo, l'italiano veramente è una lingua maledetta, soprattutto quando è la mia, che si arrotola. Questa lozione, una ragazza mi ha scritto un commento, è dice la lozione del sistema tre fasi. No, questa è un'altra cosa. Non è un tonico, non è una lozione, non è un tonico, è una lozione leggermente alcolica. A me piace tantissimo perché mi sembra che mi pulisca i pori. Questa confezione così piccola era in quelle pochettine di Clinique che si trovano sempre al supermercato. E in quella stessa pochettina ci era anche la crema, questa è la crema viso che io ho usato e che ho anche aperto perché dentro ce n'era ancora e ancora e ancora. E dovrebbe, insomma, una formula molto non oleosa, idratante, purificante, che insomma dovrebbe aiutare a tenere la pelle sotto controllo. Non male, non male, si assorbiva subito e insomma dava un bel finish alla pelle, non male. L'ultima cosa, ho finito un profumo. Io sono molto affezionata a questo profumo ed è The Body Shop, è il muschio bianco. Allora, perché sono affezionata a questo profumo? Buonissimo, prima di tutto è buonissimo. Questo mi è durato veramente tanto. Perché l'ho comprato una vita e mezza fa, non mi ricordo dove. Comunque, come regalo dei 18 anni, mio padre, mi ha regalato il viaggio a Dublino, 2 settimane. Infatti, ho visto che J'adore le make-up a Dublino in questi giorni e mi sono venuti in mente un sacco di ricordi. Quindi io e la mia migliore amica siamo partite e un'altra ragazza del nostro gruppo, perché era una vacanza a studio, che si chiamava Valentina, aveva questo odore buonissimo addosso. E mi ha fatto conoscere questo profumo, quindi per me prima di tutto è un profumo buonissimo e poi mi ricorda insomma questa prima vacanza da sola all'estero, la prima vacanza all'estero da sola insomma con la mia amica, tutto molto commovente. Sì, state piangendo? Piangete? E queste... E mi sto sentendo male. Ma che? Ma sono delle lenzuola color vinaccia. No, sono color mattone.
mattone. Perché uno dovrebbe avere delle lenzuola color mattone? Non ho idea, sono gusti. No, è che è un mattone brutto, è un marrone, sembra marrone, ma non marrone elegante in seta, è marrone. Signore, è veramente un brutto paio di lenzuola, mi spiace, glielo devo dire. Il vecchietto dall'altra parte non ha steso niente. La signora stende, io ho messo a fare un'asciugatrice perché pioveva prima. Infatti, mio marito arriva sempre e fa: ma cavolo, c'è un sole che spacca le pietre e usi l'asciugatrice. No, quando ho iniziato ad usarla, che poi pioveva, cioè, pioveva, che devo fare? Oh, gliel'ho detto, lasciami stare, se no ti faccio sbranare dalla mia giraffa. Sbranatrice, guardate, guardate com'è fiera. Vabbè, comunque io vado. Che ore sono? Ah, è ora di uscire. Devo fare delle commissioni, devo andare a prendere le bambine che sono al nido. Quindi io vi saluto, spero di fare video prima possibile. Mi piacerebbe tanto fare. Io non sono anche il libro della Parodi, sono ancora ferma agli antipasti. Non sono riuscita ad andare più avanti di così. Ma è possibile che ci siano ancora le zanzare? Bastarde, bastarde, esseri inutili. Vabbè, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!